Ci troviamo a Portacomaro, in provincia di Asti, in Monferrato. Questa è l'azienda agricola Fratelli Durando, che punta su diversi settori. Il settore vitivinicolo, produciamo Barbera, Grigolino e Rouquet, la parte avicola, abbiamo 6.000 galline allevate a terra, e il settore della nocciola Piemonte GP, che è un settore importante che ci sta dando molte soddisfazioni. Alla fine della raccolta la nocciola viene pulita e viene essiccata e messa in questi contenitori. La cosa importante della nostra nocciola, perché sia nocciola Piemonte GP, sono i tre lobi presenti sul guscio. Questo identificano il prodotto e fanno sapere che è una nocciola tonda, gentile, trilobata. Questo è il risultato della sgusciatura. Abbiamo ottenuto i gusci, che sono un ottimo biocombustibile. È uno scarto, ma uno scarto prezioso, perché lo utilizziamo per riscaldare tutta l'azienda agricola. Questo invece sono le nocciole sgusciate, che vengono tostate con questo forno ad infrarossi a 180 gradi di temperatura dell'aria, un forno infrarossi che cuoce in modo leggero e preserva l'aroma della nocciola. La nocciola che non si è pelata viene presa e inserita all'interno di questa macchina qua, che è la granellatrice, per ottenere la granella di nocciola. Un altro prodotto che otteniamo con la nocciola che non si è privata della pelle è la pasta di nocciole. La nocciola viene inserita in questa macchina, viene pre-triturata da un mulino elicoidale e poi viene raffinata a sfere d'acciaio, e otteniamo la pasta di nocciole, che è la base per il gelato alla nocciola e tanti prodotti da cucina. Dopo la trasformazione la nocciola può essere venduta al naturale, tostata intera, oppure può essere venduta in granella. O un altro prodotto che si ottiene dalla nocciola è la pasta di nocciole, che è la base per il gelato alla nocciola, può essere venduta anche ai ristoranti per svariate ricette tipiche piemontesi. Sotto c'è la famosa crema di nocciole, ottenuta con il 60% di nocciole nel nostro caso, cacao e zucchero.